Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di alcuni prodotti del marchio Nivea che ho terminato ultimamente perché sapete che io la Nivea non mi è mai piaciuta per via degli ingredienti, per via di tante cose. Però ultimamente ha riformulato le formule, ha rivisto le formulazioni, ecco. E quindi ho pensato di parlarvene. Dunque, di questi prodotti. Due mi sono stati inviati e uno l'ho comprato io, quindi ed è alcune cose ok. La prima che voglio mostrarvi è questa maschera in tessuto Nivea Urban Skin Detox purificante maschera in tessuto 10 minuti, 3 effetti istantanei, purifica, opacizza e rinfresca. Dice di applicarla sul viso per 10 minuti dovrebbe essere adatta per la pelle mista e grassa, esposta a inquinamento urbano. Allora, mista e grassa sì, esposta a inquinamento urbano no, ma l'ho voluta provare. La maschera è questa. Dunque, una maschera ed è il prezzo è di 2,90 euro da Tigotà. Gliel'ho tenuta anche, oltre a fatto la clip dove la provavo, l'ho tenuta per farvela vedere. È una maschera nera. Ok, allora il profumo si sente subito, proprio fresco, dice di contenere tè con tè verde e carbone. Effettivamente ha un profumo molto fresco. La maschera è di una grandezza giusta per il mio viso, avete visto anche dalla clip, e questa per me è una cosa positiva, una maschera giusta, che non ci devo fare i risvolti, ma neanche che mi tenga metà viso scoperto. Positivo per questo. Tenuta in posa 10 minuti, devo dire intanto che rinfresca, proprio un effetto fresco sul viso. E una volta rimossa non ha troppo prodotto, quindi non devo stare ad applicare una seconda volta, ad esempio, non c'è troppo prodotto, la quantità è giusta, ma è bella imbevuta, tutte cose super positive. Parliamo di un'altra cosa positiva che ho guardato, l'INCI, perché, incredibile, non ha siliconi. Peccato però che contenga l'alcol. Ve lo dico, può andare bene o no? Mettete l'alcol sul viso, ma quasi tutti i prodotti in commercio di tutte le marche lo contengono, ma questa è una maschera. Allora, dopo l'applicazione sono andata a finire di massaggiare il prodotto restante che l'ha assorbito subito ed mi sono trovata con la pelle morbida, idratata, non tirava, anche se contiene carbone, non tirava. Però erano anche meno visibili i pori dilatati, quindi un po' li ha restrinti o erano meno visibili. Effetto antilucidità ed è sì, perché dice che purifica, opacizza e rinfresca. Allora, effetto antilucidità sì, subito sì, ma poi ovviamente la mia pelle si rilucida. Quindi può andare bene da applicare prima di un evento, di una situazione, di una conference. In questo caso sì. Vediamo i tre effetti. Rinfresca? Sì, confermo. Opacizza? Sì, ma momentaneo. Purifica. La pelle ho notato che aveva questo, si notavano meno i pori dilatati, quindi qualcosa fa. Non fa miracoli, ma qualcosa fa. Poi io direi di andare avanti a questo punto con il secondo prodotto, che è questo, che è quello che ho acquistato io, il Naturally Good gel detergente con aloe vera bio, deterge delicatamente e rinfresca la pelle, 97% di ingredienti di plastica riciclata, di ingredienti di plastica riciclata, ma anche l'INCI non è affatto male, perché dice anche di avere il 99% di ingredienti di origine naturale, l'1% ingredienti per la sicurezza della formula. Almeno lo dice e ci sta. 140 ml, 3,99 euro da Tigotà, comunque vedete le clip. Dice di essere un gel detergente che deterge delicatamente e rinfresca la pelle per una piacevole sensazione di benessere. Applicare sul viso inumidito, evitando la zona dei cotonocchi, risciacquare con acqua per pelli da normale a grasse. Ed effettivamente è il mio tipo di pelle. Allora, applicato.
Allora, stavo dicendo, mi sono dovuto fermare perché si è scaricata la batteria, quindi l'ho cambiata. Stavo dicendo che comunque sia è un gel detergente che mi è piaciuto. Lo utilizzo la mattina e la sera. Un pump è sufficiente lo uso sia con il foreo sia con la spazzola viso, quelle che ruotano, quindi quelle elettriche. Oppure anche manualmente, ma anche con le mani, comunque sia. Basta inumidire un attimo, fa una schiuma delicata, non troppa, che comunque si rimuove molto facilmente con l'acqua. Veniamo alla sensazione. Allora, deterge delicatamente e rinfresca la pelle. Ha un'azione rinfrescante, delicata, sì, gusta, dopo aver applicato gusta. Deterge delicatamente, sì. Allora, un attimo. Deterge molto bene il viso, quindi una volta che l'avete risciacquato, davvero sente il viso pulito, fresco, la sensazione di pulito sul viso che è ottima, soprattutto per chi ha la pelle mista o grassa, che ha sempre la pelle oleosa, una sensazione di pulito sulla pelle è davvero valida, però non si ha la sensazione di secchezza. Quindi non è come alcuni detergenti che puliscono ma seccano. Questo pulisce bene, davvero molto bene, ed è applicato mattina ed è per rimuovere il sebo durante la notte o alla sera per rimuovere gli eccessi di quando abbiamo struccato, per rimuovere le impurità. Pulisce molto bene, ma non dà la sensazione di secchezza. Quindi la pelle dopo è bella morbida. Sì. Una bella sensazione, proprio bella sensazione. Quindi deterge delicatamente. Deterge in profondità, ma delicatamente. Devo dire che ha mantenuto le promesse. Mi sono trovata bene, mi è durato a lungo. Ottimo da applicare con le spazzole, quelle elettroniche, quindi tipo foreo che in silicone, oppure con le setole rotanti, però tipo il Bellissima ed è o il Sonic, che comunque sia sono in setole ed è sempre trovato molto bene, applicato con le mani tranquillamente, quindi massaggio con le mani, pulisce bene, ottimo, ottimo prodotto. Anche l'Inci non è affatto male, mi è strapiaciuto. Questo ve lo straconsiglio. Effettivamente anche il tè verde contiene, no, aloe vera, comunque molto fresco, ha un buon profumo che però non si sente durante l'applicazione e non persiste sulla pelle. Mi è piaciuto, tant'è che l'ho ricomprato perché è davvero un validissimo alleato. Non credevo di poterlo dire di un prodotto della Nivea, ma l'ho detto. Sì, un valido alleato. E ora veniamo all'ultimo prodotto di questo periodo, perché l'ho sempre snobbato, anche se l'ho sempre visto pubblicizzato, ovviamente, e ho sempre detto, vabbè. Perché tante volte vedi pubblicizzato, super famoso perché è pubblicizzato, ma davvero funziona? L'ho voluto provare. Allora, questa è la Nivea Micellar Air Skin Breathe Professional Acqua Micellare Bifase 02 Riossigena la pelle per trucco waterproof e long lasting. Ideale per pelli sensibili, senza risciacquo, senza profumo. Da 400 ml. Adesso comunque ve ne parlo. 400 ml, 4,99 € da Tigotà. È un super bottiglione. Allora, prima di tutto, leggiamo cosa dice. Estratti di tè nero, agisce come un magnete, cattura efficacemente il make-up e il mascara a lunga tenuta e waterproof. Strucca senza bisogno di sfregare e non lascia residui sulla pelle. Agitare prima dell'uso, applicare dischetti imbevuti sugli occhi chiusi, tenere in posa per qualche secondo, struccare con movimento dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno. Ovviamente dobbiamo portarlo via. Allora, l'Inci, ve lo dico, non è la cosa migliore di questo mondo, ma gli struccanti bifasici ed l'acqua micellari ci sta. Questo è un bifasico oltretutto, quindi è una parte oleosa per quello che rimuove così efficacemente il trucco waterproof. Ve l'ho mostrato? Ok. Allora, mi è piaciuto. Effettivamente io ho dei trucchi, come si può vedere, abbastanza pesanti, con sempre il mascara, con sempre la matita per sopracciglia, il rossetto, comunque tanti prodotti da rimuovere. Che un'acqua micellare classica non riesce a rimuovere.
Questa col fatto che è un bifasico, però micellare, ce la fa e ce la fa anche bene. Io non uso i cotoncini come dicono loro, ma uso il dischetto, quello riutilizzabile in bambù. Comunque ne metto un po' sul dischetto, tengo in posa qualche secondo su un occhio e poi sull'altro. Rimuove bene il mascara, magari faccio una seconda passata dopo, non lascia la sensazione di occhio opaco, quindi non va opaco a me alla sì, quella sensazione di occhio opaco che si ha spesso con gli oli e i burri. Rimuove bene, non irrita gli occhi, non me li fa lacrimare, senza profumo a me non dà problemi. Effettivamente non sa di niente. Sì, un prodotto davvero valido. Il 400 ml poi dura davvero tanto. Se non avete così tanto spazio sul mobile, perché è davvero grande, c'è anche la 200 ml, quindi una bottiglietta più piccola, se ad esempio non dovete struccare tutti i giorni. Devo però farvi una precisazione, non tanto per il prodotto, perché il prodotto è valido, è molto valido e vi posso dire, l'ho ricomprato. Questo me l'avevano inviato, infatti c'è il codice a barre cancellato, però l'ho ricomprato perché mi è davvero molto molto valido per il prezzo che ha. Però attenzione a una cosa, lo leggo qua, senza risciacquo. Non esiste, le acque micellari vanno tutte sciacquate, anche perché contiene dei saponificatori e se non lo risciacquate vi tenete il sapone sul viso e sugli occhi e poi sì che ci sono le irritazioni davvero. Le acque micellari vanno sempre, sempre risciacquate, anche se non lo dicono, vanno risciacquate, sempre. Un prodotto che strucca va risciacquato perché deve, risciacquandolo, andate a rimuovere tutto lo sporco e tutto il trucco. Va risciacquato. Detto questo, che questa scritta qui è fuorviante e non mi piace. È l'unica scritta che dico no, perché è senza profumo, ideale per pelli sensibili ed è davvero per trucco waterproof long lasting. Sì, ci sta. Buon prodotto, ma risciacquatelo. Sempre, 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 sempre. E basta. Direi che a questo punto vi ho mostrato tutti i prodotti che aspettate, di tre prodotti. Questa sì, valida. Ricomprato. È ricomprato, quindi direi che la Nivea per il momento è stata una super rivelazione, soprattutto per questo, perché ha anche un ottimo inci. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovata, se vi sono stata utile e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!